Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video di VRC10. Continuiamo la nostra serie di gare qui nel Rally di Kenya e purtroppo ho avuto un problema con il precedente video, quindi le tappe 6 e 7 non sono disponibili, mi dispiace, e passiamo direttamente a quelle successive. Quindi tracciato di 14 km e 36 metri, quindi abbastanza lunghetto. Tardo pomeriggio, nuvolosità l'1%, quindi niente di che. La cosa brutta è che quello successivo sarà di notte, quindi sappiamo tutti com'è la situazione e il nostro rapporto con le tappe di notte, e vediamo poi se riusciamo a fare bene malgrado tutto, insomma. Ok ragazzi, eccoci in tappa, quindi 14 km e 36, abbastanza lunghetta. Ho già cambiato tutte le gomme, insomma, anche quelle che ci portiamo di scorta per sicurezza, insomma, meglio avere comunque tutti i set nuovi. Nuvolosità all'1%, poi non sappiamo come andrà a modificare perché ancora non abbiamo la possibilità di scoprirlo, quindi sarà tutto una scoperta appunto mano a mano che proseguiamo la tappa. Ok, andiamo 3, subito. 2, Poi già 1, parte con i via, aperta, tergicristalli sinistra 3 chiude, 30, attivi. Non so se appunto è una destra 2 È un lontanare, sinistra 3 segno per chiude, lato avvisarmi esterno, in che curva potrebbe venire a 50. piovere. Pione qua. Questa è tutta la prima parte, Sinistra molto 2, molto in destra 2 insidiosa, stringe, albero esterno 30, molto curve in sinistra 3 stretta, corta. insomma, vedete che cacchio In di destra 4 tende strada poco, è. in secca sinistra 30. Pione. Sinistra 4 chiude, in destra 4, in sinistra 3, 80. Ehi, occhio, 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 occhio. È arrivato un po' lungo. Vediamo i tergicristalli Destra 2 perché corta, in comunque sinistra sia 4, e destra 1, sulla 50. terra si va comunque a depositare qualcosa sul vetro e poi inizia a non Sinistra vedesse più 3, in niente, destra quindi 4. intanto conviene dare una bottarella In destra 4, di in sinistra 3. tergicristallo. Pione. In destra 2 e conca. E sinistra 3 su conca, in destra 2, 30. Ehi, occhio. E sinistra Speriamo 2, di in destra riuscire a 2. difenderci Ozza quanto in più destra 2. possibile su sta parte perché è veramente E tosta. destra 3, Perdi in sinistra 2, lunga. un attimo il 6. ritmo, è finita. Buono, 5 secondi, quasi 6. Addirittura. In destra 2, Dossi, in Pensavo secca sinistra chiude, veramente 80. di star sotto io, invece, a quanto pare, i nostri avversari hanno fatto addirittura peggio. Destra Buono 5, così. in sinistra 5 chiude. Abbiamo comunque un po' In destra 3 corta, in di curva, e in margine da destra 5, andare a 80, Dossi. cercare di mantenere. Ma appunto la tappa è bella lunghetta, Frena quindi secca sinistra, in sarà larga 500. difficile, insomma. Sarà da soffrire. Destra piena su cima, su Ehi. salta 300. Sinistra piena su cima, su salta 150. Occhio. Destra 6 Sto cofano che stringe prima o poi 100, me lo Dossi. perdo, sicuro. Destra 6, freno pesante 80, secca destra taglia, in allarga 300. Mamma mia, lunghissimo. Non di qui. No, cazzo, dato la penalità addirittura. Salta Con in lunga sinistra piena. 5 secondi di penalità. Restiamo ancora con un secondo e 8 di E margine. salta Siamo 200, andati e a salta. falciare praticamente le persone, parelle. Ci sta. Freno pesante, in destra 3 stringe, attraversa 150, Dossi. Ma questo è Ormai il le gomme saranno pezzo calde. di prima, no? Vai! Ok, mi Sinistra sembrava 6, in che destra 6, ci Dossi. avesse fatto rifare il tratto, in verità. In sinistra 6, Dossi, e freno pesante destra 2, non tagliare, 30. Destra piena e sinistra piena, Dossi, in destra 6, Dossi, 30. Ok, vediamo nel secondo intertempo quanto avremmo perso, perché appunto mi Curve è stringe, sembrato in che curve veloci, avessimo fatto 150. due volte lo stesso Sì! tratto. Ah no, siamo addirittura in vantaggio, Sinistra 4 ottimo. chiude, in destra piena stringe, 100. Pione.
Mamma mia. Sinistra 6 corta, non tagliare. E destra 5 corta, non tagliare. Tagliare, abbiamo tagliato pure troppo. Proprio per campi siamo andati. Sinistra 4 lunga. Attenzione, tanto comunque in classifica siamo abbondantemente sotto, quindi insomma non siamo poi così un pericolo per gli altri. Cerchiamo comunque di fare una buona prestazione perché la reputazione con il team non è che sia proprio dei migliori, quindi per forza di cose cerchiamo di appunto finire in crescendo. Purtroppo perché si era messo bene il rally nelle prime battute, insomma, speravo andasse bene, ma poi una volta che arriva la tappa in notturno è sempre molto molto complicato. Comunque stiamo andando bene, abbiamo riguadagnato un altro secondino, però siamo più o meno a metà della tappa, quindi ora oddio, si sa che mi ha preso una pietra. Ecco, abbiamo già giocato i 3 secondi, per fortuna non abbiamo impattato da nessuna parte, abbiamo fatto un 3.60, se siamo rimessi a posto. Bene qua. Tagli un'altra pietra. Un sacco di sassi sui bordi, quindi è un casino. Ovviamente alcuni punti ti fa... in voglia diciamo a tagliare, però bisogna prestare attenzione a cosa si trova ai lati. In destra 3 e destra 3 roccia interna 50. Abbiamo perso tanto, veramente tanto. Il 360 ovviamente non ci ha aiutato, però dai, vediamo se riusciamo comunque a fare una buona prestazione. In sinistra 5 taglia poco e destra 4 dossi stringi 30 dossi. Ok. Sinistra 6 chiude 4, corta, albero interno. E sinistra 5 stringe, albero interno. Che si sta annuvolando in maniera pericolosa, in verità. Attenzione, però corta, in sinistra 4 apre. Mia, come siamo riusciti a schivarlo, ma per pochissimo. 4 all'albero apre. 200, e pozza 200. Ok, altro tratto dritto. Qui la pozza centrale che andiamo ad evitare. Salta 400 e stai al centro. Andiamo ancora a perdere, purtroppo. Attenzione. Attenzione, stringe, freno pesante, 80. Destra 3, corta, roccia interna, in sinistra 4 e destra piena, 30. Qui frena pesante. Ok, dall'altro lato. Ho frenato decisamente in anticipo, però meglio così che... Se fossimo arrivati troppo lunghi, sarebbe stato un problema. E sinistra 6, e attenzione, salta pozza. Bene. Sembra che iniziare addirittura a piove, sì. In destra 4 taglia. Questo che non fa se manca niente. Ma che già ha complicato di suo sta tappa. Attenzione. Niente, mi sa che frena, secca sinistra, abbiamo sinistra, rovinato anche i fari, non li vedo 50. Più. Quindi la prossima tappa... la salteremo, perché ovviamente senza pari la vedo molto molto difficile. Occhio qui il tratto stretto in mezzo al villaggio. Sinistra 5 qua salta all'incrocio, in sinistra 5 lunga stringe. Non vedo assolutamente niente, dannazione. Ora la pioggia ci vuole. Vedete, ragazzi, non vedo niente. E sinistra 2 roccia interna, cercando di destra 3 veramente seguire, occhio, le indicazioni. Corta in sinistra 3. Manca relativamente poco, però ecco. Occhio, 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 occhio. E in sinistra 5 e destra 5, in sinistra 4 chiude 30. Mia. Devo assolutamente sperdere, diciamo, i punti per quanto riguarda la resistenza dei fari, che poco, se non ricordo male l'avevamo già fatto, ma a quanto corta. Pare non abbastanza. In sinistra 3, in destra 2 non tagliare. Attenzione qua. E freno pesante, in sinistra 4, in secca destra non tagliare all'incrocio 30. Adesso non tagliare all'incrocio. Sinistra piena chiude 13 secondi. Sarà un pezzo in cui veramente non vedevo niente. In destra
6, lunga, chiude 5. Dai, dovrebbe essere la parte finale. Per fortuna anche smesso le piove. Sinistra 4 lunga, non tagliare. Sì, una nuvoletta di passaggio. Questo per romperci un po' le scatole. E destra 6, chiude, c'è. Via, vi è volato un paraurti, quello è nostro. Dai, così che manca poco. Stiamo a porta sfondata sta macchina, porella. E sinistra 4 chiude, in destra 4 taglia. Ok. In sinistra piena, in destra piena. E destra piena, in sinistra piena. In sinistra 6 corta, 50 e arrivo. Da 50 e arrivo. Eccoci qua. Ecco, la macchina sfasciatissima. Yeah. Davanti non c'è più praticamente. Mamma mia, comunque finiamo in settima posizione, che insomma, visto come stavano andando le cose, è assolutamente accettabile e abbordabile. E ovviamente in classifica generale siamo sempre più sprofondati, ma quello lo sapevamo già. Ora, nuova tappa, 6 km ma di notte, ragazzi, qua ovviamente l'abbandoniamo perché senza fari è decisamente impossibile per noi farla. Tra l'altro c'è, come sempre, il primo tratto assurdo, quindi impossibile per noi. 5, ok, inizia. 4, cioè, questo 3, è quello che vediamo. 2, cioè, niente. 1, andiamo. Andiamo dove che non ci sono i fari, frate? Niente, abbandoniamo. Rinuncia, per forza. Per dovremmo forza di cose. Qui. Sì, vabbè. Allora, lo so, DNF, però ci sta, tanto più... peggio di così non può certo andare. Ok, torniamo all'area di sosta e ripariamo irriparabile, ma ovviamente ormai, come detto, il rally è ampiamente compromesso, quindi riparazioni. Ok, turbi, terzo cambio motore, carrozzeria, i fari l'hanno rimessi a posto, confermiamo tutti quanti. Ok, ancora fuma, ovviamente le botte che gli abbiamo dato sono incredibili. Allora, ragazzi, che dirvi? Ci salutiamo qui, purtroppo l'altro rally, avete visto, era praticamente impossibile farlo. Ci mancano gli altri due, in cui uno è l'alba e l'altro un'altra volta di notte, che è la prova speciale. Vediamo se riusciamo magari a tenerci sti fari un po' integri perlomeno per provarla a fare. Io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. In descrizione trovate il link a tutti i social network e in alto a destra la i che vi riporta la playlist del titolo in caso in cui abbiate saltato qualche appuntamento. Di nuovo vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!